Questo è più facile. Questo è il calendario della formazione, tutto il calendario della formazione di Youth Lab Point Cagliari, classe di Cagliari. Si comincia, come vedete, lunedì 24 ottobre, si prosegue con sabato 5 novembre, 11 novembre, 14 novembre, 15 novembre, bla 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 bla, bla, tutta quella roba lì che riceverete nelle vostre mail. Punto. Non c'è da discutere. Cosa facciamo? Ci leggiamo tutta questa roba? No. No. Però devo ringraziare Stefano e Nanda che gli ultimi tre giorni li hanno passati a fare il calendario per la vostra formazione. Se ne volete ringraziare anche voi, fatelo, eh. Questo è invece il calendario della formazione della classe Youth Lab Point di Sassari, quei 16 che abbiamo detto, ai quali si aggiunge il calendario di, vado avanti, Comunità in Azione di Sassari, che ha molte date in comune con Youth Lab Point, ok? Proprio perché abbiamo una classe che abbiamo tenuto entro il 25. Per esempio, Salvatore, dico a te, come si chiama lui? Andrea, a te abbiamo chiesto, per esempio, di far parte della classe di Cagliari, ma per un semplice motivo, che sei alla base Aquilana, al centro, tu puoi prendere anche un treno facilmente, arrivare a Cagliari, forse arrivi più prima a Cagliari che a Sassari, ok? Però il tuo spostamento, che è uno, ti garantisco, ci permette di fare questa operazione. Quindi ti chiediamo questo piccolo sacrificio, però ci permette davvero di fare questa operazione. Ti ringrazio. Grazie, allora ci abbiamo visto giusto. Bene, torno indietro alla precedente, perché questo è il calendario di Comunità in Azione, classe di Cagliari, ok? È quello che avete visto dopo, è quello che vi ho fatto vedere prima. È Comunità in Azione, classe di Sassari. Questo è tutto, sì, abbiamo finito. Ci fermiamo qua, problemi e domande, tutto quello che volete. Naturalmente io posso avvalermi anche della facoltà di non rispondere. Ce ne sono già 1, 2, 3, 4 e altri 12. Prego. Allora, se sareste brevi, concisi, precisi, e soprattutto se tutti ascoltiamo, faremo una cosa molto veloce e ce ne andiamo appena finito. Please, presente. Volevo chiedere, è possibile chiedere chi sei? La point di Rosei. Beh. E sono inserita nella classe di Sassari. Certo. Vicino al micro. Chiedere di essere spostata a Cagliari? No. No, perché la classe di Cagliari sono già praticamente a 24. Una è a 24. Quella di Youth Lab. Ah, tu sei Youth Lab? Sì. Non ti abbiamo messo per non sfavorirti. Lo so, però mi conosco più. Chi sei tu? Fuggioni. Fuggioni Maria Novella. Che sei nella serie di Sassari e vuoi passare a quella di Cagliari. Quindi questo scenderebbe a 15, 15 più 9, 24, diventerebbe 24 Sassari e 25 Cagliari. Siamo nei numeri. Si può fare. Prendete atto. Bene. Richiesta accolta. Però non potranno essere accolte altre richieste. Dica. Chi sei? Sì. Ho visto nel calendario un gratuito, comunque ci sono tantissimi corsi di sera. No, no, tutto il giorno la formazione, 8 ore sempre. Guarda che questo fa parte del progetto, non ce lo siamo inventati. E genere è anche di sabato, in genere. Tutto il giorno. Senza interruzione, interruzione per il pranzo, se ve ne portate da casa, altrimenti ve lo diamo noi.
un panino, non di più. No, questo non si può. Obbligatorio. E fa parte del progetto. E sono moduli che nel progetto trovi già così. Ok? Formazione è sempre così, dura tutto il giorno. Dalle 9 alle 18. 8 ore. E vengono conteggiate le 8 ore. Noi ne dobbiamo fare 114, abbiamo detto. E già mi pare poco, in ogni progetto, 114 più 114, poi arriveranno gli altri due, 114, 114. Più quelli che stiamo già facendo, 114. Bene, altre domande? Andrea. No, ho esperto o non distrutto. Stavo dicendo, come ha detto, prevalentemente la formazione la prega il sabato, però nel mio caso il giorno in cui io sarei, diciamo, non so se gli altri, non ci si dovrei essere. No, non è sabato obbligatorio, Cioè sabato, venerdì, lunedì, martedì, sabato, lunedì, venerdì, lunedì. È chiaro che qua. Sì, certo, tu il lunedì successivo non vai in servizio, o anche durante la settimana, e quelle 8 ore te le punto. Punto. Questo sì, sulla formazione sì. Prendi il riposo appunto durante la settimana, non c'è problema. Tu come tu, ti è Andrea, giusto per capire. Altre domande? Eccola lì. Una linea e una qui. No, vabbè, dilla, dilla. Del salmo 12 di Grida. Quello sì. Che il calendario ovviamente l'ho mandato anche noi oggi. Come? Il calendario dei corsi. Sì. Di formazione l'ho mandato anche noi oggi. Sì. Assolutamente. Ai presidenti, agli occhi e ai ragazzi. A tutti. E poi, scusate, noi usiamo, come avete visto, non fare uno, ma due, addirittura tre passaggi. Perché l'altra cosa che facciamo, anche se ci costa, qualche volta tutto in fretta, eccetera, però abbiamo una piattaforma che ci permette di mandare gli sms e vi mandiamo anche un messaggino sul vostro cellulare. L'unica cosa che vi raccomando è di non rispondere a quei messaggi, perché quella è una piattaforma che non accetta risposte. Quindi state rispondendo al nulla. Non lo riceverà mai nessuno la vostra risposta, ok? Parlatene se avete problemi con il vostro OLP oppure mandate mail, ok? Noi questo calendario ve lo mandiamo via mail e poi vi mandiamo un messaggino dicendo ti abbiamo mandato il calendario. Di volta in volta vi diremo, ti ricordiamo che domani c'è la giornata di formazione, bla bla bla, ok? È solo in promemoria, ma se non lo volete non ve lo mandiamo, vi arrangiate, vi mandiamo il calendario, vi arrangiate, no dai, siete sempre sotto la nostra tutela comunque. Altre domande? Angela? Sì, no, vorrei sapere se, allora, il servizio civile che viene espletato 6 ore al giorno per 5 giorni la settimana, sì. Allora, in caso di da lunedì al venerdì, no, come regola, sabato sì. E domenica, certo. Ma possiamo noi come associazioni eventualmente in base capito, alle nostre attività, alle nostre necessità, far aspettare anche le 6 ore, che ne so, il sabato piuttosto che il venerdì o la domenica, preclude in pratica nel progetto questi 2 giorni oppure preclude il progetto solamente le festività tipo Natale? Questo, voglio sapere se il servizio va espletato solamente dal lunedì al venerdì oppure si può espletare in tutti e 7 giorni, cioè 6 ore, per esempio anche o la domenica o il sabato. Questo voglio sapere. Allora, io mi appello alla parte di cui leggeremo dei progetti che non avete neanche letto, non lo dico a te, lo dico a tutti, è quello che abbiamo detto prima. Se andiamo, questo è YouTube, no? Allora,
lasciamo perdere gli obiettivi, andiamo ai risultati attesi, vediamo le specifiche, andiamo a vedere qua, ok? Poi vi leggo le attività velocemente. Il piano, il cronoprogramma attività prevede comunque numero di ore di servizio 35 giorni alla settimana, minimo 5, massimo 6, noi abbiamo messo 5, e nella prassi nostra l'abbiamo messo da lunedì a venerdì per facilità i compiti, perché il sabato molte volte lo impegniamo con la formazione, ma a parte questo che si può recuperare, anche per dare la possibilità ai ragazzi di avere il fine settimana più disponibile. Tutto qua. Se ci allora, una cosa, quest'anno possono uscire ragazzi? Sì, abbiamo sfondato una porta lì, eh. Siamo riusciti a dire che i ragazzi, se partecipano all'attività dell'associazione e del progetto, attenzione, non confondete le cose. Adesso vi dico le 8 attività che devono fare quelli di Youth Lab Point e le attività che devono fare quelli di Comunità in Azione. Ve le dico molto velocemente perché tempo non ne abbiamo. Però è importante che si sappia che vadano a fare le attività previste dal progetto, non attività di altra natura. I volontari verranno coinvolti, sto parlando di Youth Lab Point, ok? Sto parlando della descrizione delle attività. Verranno coinvolti nelle azioni di informazione e animazione territoriale, nei processi di ricerca, raccolta dati, mappature e aggiornamento relativi alla costruzione della banca dati delle attività associative del terzo settore e alla stesura del vademecum regionale con la guida del servizio FEMT nella realizzazione dei laboratori territoriali di progettazione partecipata, degli workshop tematici e di tutte le attività di comunicazione e divulgazione dei risultati. I volontari verranno inoltre inseriti nelle attività e nei servizi di back office e front office dei Saddle Point, saranno infatti impiegati a supporto e affiancamento di tutte le attività di coinvolgimento, assistenza, accoglienza, informazione, formazione, accompagnamento, comunicazione e animazione che il CSU Sardegna Solidale e Saddle Point territoriali portano avanti a favore dei giovani e della comunità del territorio regionale. I volontari inoltre avranno modo di collaborare con gli esperti dell'ente allo sviluppo di nuove progettualità rivolte ai giovani del territorio e soprattutto saranno coinvolti nella gestione di quelli esistenti. Attività 1, selezione e inserimento di volontari. Attività 2, formazione e rafforzamento delle competenze. Attività 3, informazione e animazione territoriale. Attività 4, banca dati delle attività associative del terzo settore e vademecum con la guida dei servizi offerti. Attività 5, laboratori territoriali di progettazione partecipate e workshop tematici. Attività 6, inserimento di volontari in attività nei servizi di back office e front office e in Saddle Point. Attività 7, comunicazione e divulgazione. Attività 8, monitoraggio e valutazione. Tutte queste sono le attività contemplate nel progetto. Tutto quello che non è scritto qua non si può fare, perché altra cosa. Cioè, noi potremmo anche farglielo fare, però un ragazzo potrebbe anche dire scusa, ma questa attività non è esattamente quella che è prevista nel progetto. Si può anche fare, certo, perché non è che abbiamo scritto tutto e abbiamo messo cose molto generiche. Però è anche vero che se noi facciamo fare un'attività specifica, dovete sapere che in caso di pericolo, o meglio, volevo dire una parola che non voglio usare e spero non succeda mai, in caso di infortunio dobbiamo rispondere anche all'assicurazione che ci viene richiesta da parte di volontari. Se l'infortunio accade in un'attività non prevista nel progetto, sono problemi di chi ha fatto fare quella attività. Infatti non possono guidare mezzo, giusto? Mentre nell'altro progetto guarda
disponibilità alla guida del mezzo dell'ente o a disposizione dell'ente se in possesso di patente di guida di tipo B. Sì, deve essere intestato al progetto e comunque deve essere un'attività che sta dentro il progetto, perché può essere dell'ente o a disposizione dell'ente. Ci deve essere una dichiarazione prima che succeda questa cosa, per la quale il ragazzo guida quel mezzo, quel giorno, per quell'attività, eccetera, eccetera. Si può fare, però con tutte le precauzioni preventive, preventive. Altre domande? Io ti lato voi. Vi dico brevemente le attività. Chi è? Fred. Con internet. Cosa si dice? Non ho detto una cosa sbagliata. Chi è? Prego. Allora, io volevo sapere, per i corsi di formazione, le spese sono a carico della razza, della razza oppure dell'associazione? Allora, tutti i sacerdoti, tutte le associazioni in accordo di partenariato, tutte le nostre sedi hanno l'obbligo di retribuire il ragazzo il primo giorno di servizio e l'ultimo giorno di servizio, viaggio di andata e ritorno, secondo un mezzo pubblico, punto. La formazione che noi abbiamo messo in queste due sedi, capisco che qualche problema lo crea. Noi diciamo, se riusciamo a dare una mano a questi ragazzi, bene, noi vi offriamo, l'abbiamo scritto nel progetto, la sede della formazione che paghiamo noi, i formatori che paghiamo noi e il pranzo che paghiamo noi. Il viaggio è a carico del singolo, della singola sede o del singolo ragazzo. Se il ragazzo è in difficoltà, aiutiamo, non saranno 10 euro che ci manderanno in fallimento, no? Mi sono spiegato. Bene, poi quando sarete 158 più tutti gli altri comincerà a diventare comunque una cifra interessante. Il rimborso è stato tutto, non lo può fare. Ai ragazzi. Però l'associazione che ospita lo può fare. Pensate, troviamo la soluzione qui. I destinatari dell'intervento di comunità in azione sono giovani tra i 18 e i 30 anni che pur avendo una sensibilità generica verso i problemi sociali non hanno maturato una scelta di impegno attivo nelle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva. Vado subito alle attività, anche qua, lascio perdere gli obiettivi, eccetera. Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi, sto parlando di comunità in azione. Abbiamo tre tipi di azioni: azioni trasversali, azioni prioritarie e azioni formative. Le azioni trasversali, chiamate AT, sono presidio costante sul progetto, impostazione complessiva totale da generare forza e motivazione, organizzazione e attività flessibili e compatibili. Le azioni trasversali riconducibili sono: azione 1, avvio progetto; azione 2, piano della comunicazione; azione 3, monitoraggio e valutazione; azione 4, diffusione di risultati. Queste le azioni, diciamo così, che abbiamo definito trasversali. Invece, tra le azioni prioritarie, attivazione sportiva e orientamento civile, iniziative di promozione di cittadinanza attiva, realizzazione di ricerca di buone pratiche, campagna promozionale dell'impegno civile, formazione generale, formazione specifica, che abbiamo già precisato. E poi, ah no, attività formativa, era la terza, l'abbiamo già detta, ok? Sono quelle che abbiamo già presentato. Il ruolo e attività previste per i volontari nell'ambito del progetto, i giovani verranno coinvolti attivamente nelle azioni trasversali, prioritarie e formative, secondo lo schema che vedete qua sotto.
Di cose, secondo me, ne dovrete fare anche troppe. Non vi basterà un anno, quindi dovete chiedere 3 anni di servizio civile, perché per fare tutta questa roba davvero non bastano i 3 anni. Questi sono i progetti. Le sedi non ve le presento perché le conoscete già. Ditemi adesso se ci sono altre domande o altre problematiche. Dica. Sì. No, non ve ne andate che dobbiamo fare la foto tutti insieme. Un attimo. Un attimo, abbiamo finito. Un minuto. Se se ne va per non suonare, la foto come sarà? Uscirà con questo buco? Non va bene. Una domanda a voi. A voi, chi siete? Francesca. Ce l'hai già detto prima, chi non siete? Sì. Bene. Allora. Però non farti suggerire le domande a Giovanna, dai. Assolutamente. No, dicevo, lei prima ha detto che il primo supermega stipendio sarà a dicembre, ha sbagliato? No. Forse è no, no, io non sbaglio mai quando dico queste cose. Però ti dico una cosa, che tu finirai il 9 di ottobre e prenderai ancora lo stipendio a novembre. Mi sono spiegato? Sono anche posticipato di me, proprio perché non abbiamo ancora la documentazione. E prima la mandate e prima facciamo tutto, altrimenti lo stipendio lo prenderete a gennaio. Non è possibile. Ok? Dica. Sì. Chi è? C'è ancora qualcuno? Sì. Andrea, o meno? È acceso, è acceso. Sì, sì. Andrea. Volevo sapere, sono 8 ore al giorno, giusto? Informazione. 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 8 ore. Come recupera poi il giorno che manca? Recupera con 6 più 2 o? Sì, 6 più 2 va bene. Ecco. Era per capire quello. Tranquillo. Un'altra cosa è 114. Sono 14 giorni, 114 non è multiplo di 8, quindi abbiamo un giorno o di 10 o di no, 8. No, no, togli le 2 ore, io sono 112. Com'è? 112. Ah, ok, ok, ok. 112. Perfetto, grazie. Se ti vivi per 8 vedrai che ti viene giusto il giusto. Beh, 112. È una montagna di giorni però. 14. Il problema è, ti dico questo, guardate. E anche noi abbiamo degli obblighi, no? Perché altrimenti sembra linea guida sulla formazione. Scusate, giusto per sapere le cose, perché altrimenti sembra che siamo tutti schizofrenici o paranoici. Ok, allora, se riesco a capire subito, mi pare di averlo segnato, se la segnatura è rimasta, non è rimasta, se n'è andata, ciccia. Vediamo se la chiudiamo invece. Ok. Vabbè, arrivo qua. Formazione generale, ma questo è molto importante. Sì, l'80% della formazione generale, deve essere erogato e certificato nel sistema IOS entro e non oltre i 180 giorni dall'avvio del progetto. Cioè, il primo 80% di formazione dobbiamo fare entro i primi 6 mesi. Ok? Invece, il 20% restante lo dobbiamo fare a partire dal 210° giorno al 270° giorno. Scritto nelle linee generali ci dobbiamo tenere per forza, una cosa di questo genere. Vediamo, poi dice in alternativa lo possiamo fare tutto entro il 180° giorno, precisando perché noi alcune cose abbiamo messo da definire, mi pare che sia sul 20%. Esatto. Bene, Nanda mi dice anche la data. La formazione del 20% inizierà dopo 10 maggio, che è il 210° giorno a partire dal quale ho una giornata. Ed è una giornata. L'ultimo giorno, che è un richiamo di tutti i temi che si sono fatti nella formazione precedente. Invece, per la formazione specifica, il 70% entro e non oltre i 90 giorni dall'avvio del progetto, cioè entro i primi 3 mesi. Ecco perché siamo obbligati a fare quel calendario K
che è un inferno per tutti noi. Ma non è che ci divertiamo, rispettiamo le regole. E poi il restante 30% entrano oltre 270 giorni dall'avvio del progetto. Queste sono regole scritte nelle circolari e noi ci dobbiamo tenere a queste. Ho detto tutto. Ci sono domani portanti? No, facciamo la foto tutti insieme.